Benvenuti Jeunesse Family al nostro Monthly Momentum. In questa chiamata con me ho degli ospiti speciali direttamente dal Texas, il Chief Development Officer Dennis Windsor. Eccomi qui, sono felicissimo di avvicinarmi al mese di ottobre. Benissimo, grazie. E poi abbiamo anche il nostro ospite VIP, Paula Pritchard, Diamond Director. Eccomi qui, Lucy, è un piacere essere qui con te. Assolutamente, se non altro ci possiamo vedere anche se virtualmente. Prima di iniziare, volevo sottolineare alcuni aspetti fantastici che riguardano il mese di settembre. Vorrei illustrarvi Elite 2020. Vorrei adesso illustrarvelo, ecco, con il prossimo lucido. Vedete, questi siamo noi, i vostri ospiti, e poi è ancora attiva la promozione Elite 2020. Si chiama Grow Like a Pro, cresci come un professionista. Se ci partecipi, sfruttala, quindi questa promozione. Per quanto riguarda il ranking, è partita il primo di settembre, assicuratevi di passare a Jade, a Pearl o a Sapphire. Ci sono già più di 100 persone che hanno conquistato dei bonus e quindi potranno guadagnarne degli altri ancora, e delle persone che abbiamo seguito e monitorato già per altre promozioni potranno accumulare ulteriori bonus già nelle prime due settimane di ottobre. Se siete da Elite in su e potete quindi partecipare, potete veramente andare a scavare a fondo nel vostro team per aiutarli a crescere e a conquistare un nuovo rank. E se sei Sapphire o più basso, se ti fissi questo obiettivo, tacci dentro. E poi, altro aspetto che vorrei sottolineare per il settembre, il mese di settembre, è l'Expo che si è tenuta in quel mese. Vedete qui Scott, 25 persone eravamo presenti dal vivo in questo albergo ad Orlando, in Florida. Ma i super fan, quelli che avete visto su tutti gli schermi, si sono divertiti un sacco e siamo riusciti veramente a tenere dei workshop fantastici. Vi vorrei condividere adesso delle foto degli workshop che si sono tenuti. Poi io monitoravo appunto il panel delle donne, c'erano Wendy Randy, Scott Addison, il Chief Development Officer, e poi tanti altri Diamond che sono volati direttamente a Orlando, poi Jeffrey che è arrivato direttamente dalla Cina, e infine poi chiaramente il nostro keynote speaker era Tony Robbins, anche egli presente. Lui ha dedicato del tempo sul palco con Scott, ha avuto un impatto pazzesco. Eravamo in pochi lì seduti dal vivo e sembrava che Tony parlasse a ognuno di noi. La cosa incredibile è che lui ha dato un sostegno pazzesco a tutti voi che l'avete seguito. Tony Robbins ha postato queste immagini sul suo Instagram e quindi ha mostrato tanta gratitudine nei nostri confronti, che voi potete condividere poi con tutto il vostro team, oltre al fatto che, insomma, la sua moglie ha detto che compra i nostri prodotti di bellezza, Reserve, e quindi, insomma, si è rivolto a noi, a tutta la nostra azienda. E questi sono i due highlight che voglio condividere con tutti voi per il mese di settembre. E le vendite chiaramente si sono migliorate, si sono nati nuovi team, e Jeunesse non smetterà mai di stupirmi. Il 2020 è stato un anno a dir poco interessante per tutti noi e sembra che ogni mese Jeunesse si reinventi. Sapete che c'erano 65.000 persone che hanno seguito questo evento mondiale. Abbiamo fissato un nuovo record ed è pazzesco quando poi lo leggiamo sulle riviste, quando Jeunesse fa i titoli, appunto, perché appunto crea nuovi record. Adesso vorrei presentarvi, per questo Monthly Momentum, Paula Pritchard, la nostra prossima oratrice. Lei è una Diamond con Jeunesse e si occupa, la sua esperienza ruota attorno alla crescita e all'ingaggio, al recruiting. E non soltanto gli esperti sono esperti in quello che trattano, ma sono anche
esperti di passione. Paul ha anche per un attimo chiamato Kathy, è la nostra esperta del recruiting. Come te la passi, Paula? Benissimo. È stato veramente bello partecipare a quell'Expo ed è stato bello anche se, insomma, non eravamo insieme, tutti insieme. Abbiamo trascorso un po' di tempo con alcuni altri Diamond, in ogni caso lì in albergo. È stato un evento che è andato ben oltre le aspettative di ognuno di noi. Durante le chiamate Zoom, insomma, si è detto che quell'evento sembrava veramente reale, nonostante fossimo lontani. Siamo riusciti poi a filmare anche molti dei workshop e quindi ad aggiungere poi al nostro archivio, e quindi abbiamo tantissime informazioni che potrete rivedere per il resto dell'anno, e quindi vi aiuterà tantissimo a come ricostruire la vostra attività. Quindi grow like a pro, cresci come una professionista. Tu sicuramente sei fortissima in questa attività. Come sei cresciuta come una professionista? Come sei diventata una grande recruiter? Bene, allora, questa è un'ottima domanda. Prima di tutto si parte sempre dall'impostazione mentale. Dobbiamo renderci conto che il network marketing è una professione, non è un hobby, non è un passatempo, è una professione. Se vuoi essere un ingegnere, un architetto di interni, vai a scuola e impari a fare quel mestiere. È importante che le persone quindi affrontino questa attività con la massima serietà. Io stesso ho avuto a che fare con persone che volevano essere un qualcuno, ma che in realtà poi, quando gli è stato detto quello che dovevano fare, non si sono mai messi in azione. Io invece mi sono applicato, ho registrato video, ho trascritto dei video, ho letto tantissimi libri per imparare a fare quello che oggi riesco a fare molto bene. Per quanto riguarda il recruiting, non soltanto bisogna imparare a comunicare in maniera adeguata, ma anche poi a filtrare le persone giuste. Io non mi rivolgo a chiunque rispetto a questo lavoro, mi rivolgo a delle persone che hanno determinate qualifiche, sono ambiziose, hanno voglia di fare, sono affiancabili, sono positive, persone che voglio ingaggiare o con cui voglio lavorare per qualsiasi attività o per qualsiasi azienda che mi appartenga. Faccio attenzione a questi aspetti. È un errore che fanno in tanti da questo punto di vista, che le persone sparano nel mucchio. E quando si parla a qualcuno è importante invece che si capisca quali sono le esigenze di queste persone e quali soluzioni noi possiamo proporre loro rispetto a quello che vogliono. Se vogliono lasciare un lavoro che odiano, se sono appena usciti, hanno finito la scuola, hanno dei debiti da ripianare, questa è una cosa che dobbiamo sapere e incentrarci proprio su questi aspetti, perché le persone sono interessate a quello che per loro è, su quello che per loro è importante. Una domanda che ti volevo rivolgere rispetto agli errori più grandi che si commettono, ma forse ancora più importante chiederti come tu vai a selezionare le persone, che qualifiche ti servono per selezionare le persone, come puoi individuare qualcuno da aggiungere al tuo team? Io sono sempre alla ricerca di persone, rivolgo sempre tantissime domande. Questo mi consente di conoscere le persone. Le persone che poi conosco, so quali sono le loro passioni, quali sono le loro qualità, se sono ambiziosi, se hanno tanto desiderio, se non esprimono semplicemente dei pi auspici. Persone che, ma sapete che tutti vogliono essere finanziariamente liberi, ma pochi sono disposti a mettersi in gioco, hanno veramente questo desiderio. Per cui penso alle persone che conosco e scelgo le persone che hanno dimostrato il desiderio di arrivare da qualche parte, anche le persone positive. Le persone che non conosco, rivolgo loro tantissime domande, ovviamente. Magari sei bravissimo nel lavoro che svolgi, e poi chiedo magari se facessi questo lavoro cosa ti piacerebbe fare. Cerco di capire se amano viaggiare o gli piace la pesca ma non possono permettersi una barca, oppure amano fare le immersioni o lo snorkeling, e magari di coloro che potrebbero andare nei posti più belli per fare queste attività, oppure non hanno l'istruzione adeguata, hanno perso il fondo pensione o hanno un piano di emergenza per la pensione. Insomma,
Una volta che capisco quello che voglio, non penso che sia io a risolvergli i problemi, ma io sono la soluzione che ricerca un problema e quindi potrei magari trovare un modo per aiutarli a uscire da quella situazione. Non so, magari gli chiedo poi di fissare un momento in cui possiamo magari insieme, senza interruzioni, discutere di dove potremmo andare e fare. Quindi non voglio neanche suonare troppo insistente, molti rischiano di cadere in quella trappola. Hai bisogno di persone, ma non hai bisogno di chiunque, quindi devi essere in grado di poter avere quell'atteggiamento che ti consente di essere calmo, di valutare, di riflettere e di capire che siano loro a spiegarti perché tu hai bisogno di loro. E poi chiaramente l'esperienza aiuta tantissimo, ti aiuta ad avere poi la percezione giusta. Sembrerebbe che tu non dica tutto subito alla prima telefonata, fai tante domande, conosci le persone e poi fai una serie di telefonate di seguito, di follow-up, e magari se non li individui già bene nella prima telefonata vai un po' a scavare. Quindi perché è così importante approfondire con certe persone? Beh, ti faccio un'analogia. Immagina se tu facessi un colloquio di lavoro, fosse un'azienda della Fortune 500, una delle più ricche al mondo, e ti facessero delle domande, ti vesti bene, pensi alle domande che ti verrebbero fatte, ti ritrovi dall'altra parte, di fronte a chi ti intervista, ti fanno delle domande e all'improvviso si avvicinano a te, ti prendono dal bavero della giacca, magari, e ti dicono, ok, prendi questo lavoro, prendi questo lavoro. E tu pensi, insomma, ma con questa azienda c'è qualcosa che non va in un certo senso, no? Magari ti tireresti quasi indietro. Ed è così che tante persone costruiscono la propria attività, chiamano le persone e poi le invadono, le prendono proprio per il colletto, come si suol dire. E mi ricordo ancora quando avevo visto, insomma, alcuni spettacoli, e poi sei in mezzo a ste fiere e ti afferrano dal colletto praticamente ovunque. E quindi quella non è la migliore impressione da lasciare. Io voglio che la loro prima impressione sia che l'invito che tu estendi a loro per questa attività sia veramente già la loro prima formazione. È importante che magari, se a loro piace l'attività, insomma, non devono avere l'impressione che tu sia strambo o insistente, che hai bisogno di loro. E quindi svolgi il tuo ruolo di intervistatore, fai sì che sia loro a venire verso di te. Quindi tu devi essere allettante per loro da un punto di vista professionale, anche perché parte della tua attività è chi sei tu come persona. Certo, tu devi essere il riflesso della tua azienda e quindi devi avere un atteggiamento professionale, un'immagine professionale e di te stesso anche, perché queste persone poi possano fare le loro valutazioni. Brevemente, ci sono libri o podcast che suggerisci o video YouTube che tu consigli alle persone per approfondire e giustamente per ottenere ulteriori informazioni su come appunto far crescere la propria attività? Anzitutto Genes già offre una serie di formazioni a dir poco pazzesche, libri, podcast o registrazioni. Valutate veramente chi ascoltate. Ci sono tante persone là fuori che vi dicono quello che bisogna fare, ma non l'hanno mai fatto in realtà. E quindi, sapete, io questo l'ho imparato perché sono stufa di sentire quelle persone che insegnano cose che non hanno mai fatto. Se qualcuno ha avuto successo, sì, io voglio dargli retta perché mi insegnano qualcosa su cui io posso migliorare. Jeunesse annovera tra le persone che hanno avuto più successo. Io ho cercato sempre di assorbire al massimo tutto questo. E quando osservi poi gli strumenti, pensa alle video in streaming, ad esempio, a chi ha condiviso dei video di Jeunesse. Sono strumenti straordinari quelli. La Longevity TV, ad esempio, ieri sera guardavo il dottor Ensola, fantastico, ad esempio, è bravissimo in quello che fa, molto articolato. Ci sono tanti altri strumenti, le nostre promo, ad esempio.
quante persone possono parlarvi, ad esempio, insomma, di quello che si fa attraverso Genes? Insomma, un altro strumento potrebbe essere un determinato prodotto, il prodotto che stanno per presentare a base di Aloe. Insomma, siamo l'unica azienda con questo prodotto che ha già avuto un successo pazzesco. Quindi, io ho avviato una conversazione, ad esempio, su questioni sulla digestione, sui viaggi, oppure entro ottobre, quanto vi piacerebbe, ad esempio, già guadagnare abbastanza per Natale? Insomma, unitevi a noi e poi ci spalleggiamo e vi insegnerò a guadagnare tutti quei soldi. Sono tutti strumenti, Genes ci dà tanti strumenti, anche tu Lucy ci dai tantissimi strumenti e ti ringrazio. Beh, io e Dennis siamo molto fortunati, siamo noi a lanciare le promo, abbiamo un lavoro bellissimo noi tra l'altro. Grazie Paola per la tua presenza quest'oggi, ti vogliamo bene, ti apprezziamo e ci auguriamo di vederti spessissimo e prossimamente ai prossimi Expo. Grazie del vostro invito, grazie. Grazie Paola. Bene, grazie alla Diamond Director Paola Pritchard. Io darei retta a quello che ha detto, ascolterei con molta attenzione. Andate a rivedere le masterclass che abbiamo registrato in occasione dell'Expo e tutta la serie di masterclass nell'area Share Genes. Paola ci ha parlato dell'importanza di lavorare con persone che abbiano maturato esperienza sul campo. Dennis Windsor, Chief Development Officer, ha più di 3 decenni di esperienza lì sul campo, ha messo insieme organizzazioni enormi. Eccoci qui dunque, chiamiamo Dennis, ci farà una bella chiamata all'azione per portarci in conclusione col collegamento oggi. Ciao Dennis, ciao Lucy, che bello essere qui, io sono molto molto emozionato perché ho iniziato negli anni 80 in questo settore e ho viaggiato un sacco con Paula Pritchard negli Stati Uniti e in Europa, in vari paesi. Lei mi ha veramente influenzato la vita in tanti modi diversi, con la sua calma. Quando lei parlava del fatto di attirare le persone, lei è una maestra in questo senso, sa esattamente come farlo. E lo fa da quando la conobbi negli anni Ottanta. Io e lei siamo molto simili per indole. Quindi è stato un bellissimo intervento il suo. Prestate ascolto a quello che ci dice. Cercate di prendere 2 o 3 concetti o spunti, metteteli in pratica ora e per sempre, perché sono consigli veramente ottimi. È stato un piacere ascoltarla. Adesso vorrei condividere con voi quello che è uno dei migliori mesi dell'anno. Certo, da gennaio a dicembre bisogna fare una pianificazione. Certi mesi portano certe distrazioni o certi trimestri sono particolari e bisogna concentrarsi in un certo modo. Ottobre è un mese dove però non abbiamo molte distrazioni. Ci sono 31 giorni a disposizione, ci sono ancora un paio di mesi fino alla fine dell'anno, per cui ottobre è il mese perfetto per far crescere l'attività e concludere forte l'anno. Ottobre è importantissimo in questo senso, abbiamo previsto tante cose per questo mese, andrò molto veloce. Intanto influenzate il vostro team perché facciano il salto a nuovi rank. Potete quindi sfruttare appieno il piano premi di Genes. Quindi dite ai vostri di dormire un po' meno, di lavorare un po' di più e di qualificarsi per i premi in contanti. In questo mese ci vuole un'azione massiccia. Ad esempio,
dovremmo cambiare un po' i nostri comportamenti abituali. In questo periodo stiamo usando tanto Zoom e gli incontri virtuali. A ottobre fatelo più che mai. Da lunedì a venerdì di ogni settimana, coordinatevi col vostro team, per esempio. Potete far partecipare tutto il team alle presentazioni. Per esempio, fissate 3 chiamate Zoom al giorno, è molto facile farlo. Fate le vostre presentazioni agli altri, chiedete loro di aggregarsi a noi. Fate più presentazioni concise, chiedete al vostro team di invitare tante persone e poi chiedete loro di aggregarsi a noi, cioè passate alla chiusura. Magari passate qualche concetto che Paul ci ha dato. Potete fare una quindicina di presentazioni in una settimana, se volete. Questo è il mio primo consiglio. Dobbiamo focalizzarci veramente nel mese di ottobre. Abbiamo un'ottima promo ed è un ottimo momento per invitare tante persone. E poi sempre in chiave di semplicità. Sfruttate appieno le promo a livello regionale. In questo momento, stando a casa, lavorando da casa, col computer, non dovendo viaggiare fra un expo e l'altra, quest'anno possiamo fare tutto da casa e sfruttare appieno gli expo. In questo momento abbiamo previsto 4 expo regionali. Potete utilizzare Zoom, invitare le persone, fare le presentazioni, invitare le persone a iscriversi, a guardare un expo. Ragazzi, quale modo migliore per lanciare o rilanciare il mio business che ascoltare i contenuti che ho da un expo? Per il prezzo di un biglietto non ci sono viaggi, valigie, eccetera. Potete ascoltare Paul Pritchard e altri. Quindi l'Expo del Nord America è questo fine settimana, il 1° di ottobre, dopodiché avremo l'Europa e il Medio Oriente e poi passeremo all'Asia Pacifico, Africa e Giappone. Abbiamo quell'Expo il 24 e 25 ottobre, poi Brasile e il resto del Sud America. Sai una cosa, Lucy? Se c'è una persona col suo team che partecipa all'Expo, potrà ascoltare veramente i formatori di punta, le personalità di punta di Jeunesse. Avrete, in occasione dell'Expo, ascoltato tutto questo dal computer, da casa, formazione in diretta. Non c'è nulla di registrato mesi fa. Sono persone che non vedono l'ora di condividere la propria formazione con voi. Per cui fate entrare le persone nel business con gli incontri Zoom e sfruttando veramente al massimo Zoom. Ecco cosa vi dico, 2 cose per fare di ottobre un mese incredibile. Quindi andiamo là fuori, facciamo risultato. Grazie Lucy di tutto. Grazie Dennis e grazie a voi in collegamento per aver ascoltato questo nostro monthly momentum. E lavorando con l'Expo nordamericano, quello europeo, quello sudamericano, devo dire che è stato molto interessante il modo in cui abbiamo organizzato l'Expo globale quest'anno. È stato messo insieme in modo straordinario. Abbiamo voluto fare qualcosa, un qualcosa di diverso. Quando guarderete il vostro expo regionale, avrete un'esperienza nuova, nuova formazione, non la ripetizione di quella che avete già avuto. E non perdetevi il lancio del nuovo prodotto. Ricordate quello che ha detto Paola e Dennis. Più informazioni assimilate, più siete forti voi, più potete rafforzare il vostro business. Bene, da parte nostra vi auguro uno straordinario mese di ottobre. A presto, ciao!